Una lettura da questo libro, Pensieri potenti. La verità a cui dobbiamo credere per sconfiggere le nostre paure è che Dio è con noi. Questo fa tutta la differenza ed è la chiave per riuscire a obbedire a ciò che il Signore ci dice di fare più volte nella Bibbia, ossia non temere. Se non abbiamo la certezza che Lui è con noi, avremo paura. Davide riuscì a fronteggiare il gigante Golia solo perché sapeva che il Signore era con lui. Non fece affidamento sulle sue capacità personali, ma si fidò di Dio. Anche se non sappiamo sempre cosa farà il Signore, possiamo rilassarci nella certezza che farà quello di cui c'è bisogno al momento giusto. È facile avere paura se pensiamo al futuro e a tutto ciò che di sconosciuto si cela in esso. Possiamo vedere l'ignoto in due modi diversi. Possiamo essere negativi e spaventati, oppure emozionati di fare parte del mistero di Dio, consapevoli che Lui sa esattamente cosa accadrà e che è sempre al nostro fianco per aiutarci e guidarci. Anche se noi non sappiamo come comportarci in una situazione spinosa, Dio sa come gestirla. Nulla lo sorprende. Conosce ogni cosa prima che si verifichi e ha già pianificato la nostra liberazione. Quindi, tutto ciò che dobbiamo fare è continuare ad andare avanti. Dobbiamo soltanto fare un passo alla volta e non preoccuparci di quello dopo, perché il Signore sarà lì a guidarci a tempo debito. Dio ha detto che è sempre con noi. Questa potente verità può sradicare totalmente la paura dalla nostra vita. Non abbiamo bisogno di vedere o sentire il Signore per credervi. La fede è un affare del cuore, non dei sensi. Dio è con voi. Credeteci e cominciate a vivere con coraggio. Rinnovate la vostra mente con questa verità, pensandola e proclamandola ad alta voce. Più sarete consci della sua presenza, più sarete sicuri. Proclamate: io non avrò paura, non temerò gli uomini perché Dio è con me. Vi è concessa solo una vita, quindi vivetela con audacia e non permettete mai che la paura vi derubi del meglio che Dio ha in serbo per voi. Buona giornata.